Buongiorno a tutti, oggi vi propongo un nuovo aggiornamento per i POI, quindi punti di interesse per la nostra Volkswagen. Questo aggiornamento va bene per tutti i sistemi infotainment Discover Media e Discover Pro. Il video sarà diviso in due parti, quindi la prima parte sarà quella per la preparazione di una chiavetta USB dove installare o dove scaricare l'aggiornamento. La seconda parte del video sarà caricare questo aggiornamento sul nostro sistema infotainment. È molto molto semplice, i passaggi sono molto facili. La prima cosa da fare è selezionare il video. Una volta che siamo sul video, andiamo nella descrizione, avremo il link dove scaricare l'aggiornamento. Quindi, dopo aver scaricato i due file, il passaggio successivo è inserire una chiavetta USB. Nel mio caso si chiama Speedy, la chiavetta che andrò a utilizzare. Faccio tasto destro formato in FAT32, avvia formattazione e ok. A questo punto la chiavetta è stata formattata, vado dentro a Speedy e infatti è vuota. Ora non mi rimane altro che prendere i due file che ho appena scaricato e trascinarli dentro alla chiavetta USB. L'aggiornamento è meno di 40 MB, quindi una chiavetta da 4 GB è più che sufficiente. Una volta terminata l'operazione di trasferimento dei due file, la chiavetta è pronta per l'installazione in auto. Ok, questa è la seconda fase e questa è la chiavetta USB che abbiamo appena preparato per l'aggiornamento. Ok, andiamo a inserire la nostra chiavetta nella nostra porta USB. E come inseriamo la chiavetta USB ci viene scritto che c'è un aggiornamento disponibile. Andiamo su Nav, Setup, Gestione memoria, aggiorna i miei punti di interesse, aggiorna. Mi dice punti di interesse del 11/4/2022. Faccio continua e lui adesso carica l'aggiornamento dei nuovi POI. Ok, i POI sono stati installati correttamente. Diamo ok. Torniamo in setup. Ora andiamo a vedere quali POI abbiamo installato. Cartina, selezione categoria punti di interesse. Andiamo fino in fondo, vado a fleggare Autovelox e Foto Red. Tra città a caso ho preso Milano. Vediamo già un bel numero di Velox e Foto Red. Un altro esempio è Roma. Potrei andare ad esempio a Lione e siamo in Francia e iniziano a comparirmi anche qui tutti i Velox e i Fotored. Io adesso sto facendo vari esempi per rispondere magari eventuali dubbi e domande di persone che mi chiederanno: ma è solo l'Italia o anche tutta l'Europa? Sono circa 2 km di altezza come visione della cartina, quindi mi dà i principali. Se mi avvicino, chiaramente mi dà anche nel particolare le zone. Comunque, questo è un aggiornamento per tutta l'Europa.